conferenza stampa per chiedere a gran voce al Presidente della Regione Puglia di rinegoziare la decisione presso la Commissione europea, decisione che è stata adottata il 28 aprile scorso, che prevede non il taglio degli ulivi nella zona di Lecce, ma il taglio degli ulivi nelle zone dove ci fossero nuovi focolai e delle piante in 100 metri intorno alla pianta malata. Una conferenza stampa per chiedere che venga colmato il deficit di comunicazione con le istituzioni europee e che Bruxelles venga informata, in occasione della visita del commissario, di quelle che sono le sperimentazioni e le ricerche che sono effettuate sul campo e che danno degli ottimi risultati. Il 6 luglio scorso il Ministero per le politiche agricole e forestali ha pubblicato un rapporto sulla xylella, dal quale si evince che soltanto l'1,8% degli ulivi campionati presentano il batterio. Pertanto, il fenomeno che riguarda gli ulivi del Salento è un fenomeno di disseccamento che a quanto pare ha a vedere con altre cause o con cause e non soltanto con la xylella. Chiediamo pertanto una ricerca molto ampliata, una sperimentazione ancora più ampliata e chiediamo che il Presidente della Regione Puglia voglia osare dire, bypassando le autorità governative nazionali, possa farsi portavoce di questa richiesta di cambiamento e di questa richiesta di verità, che la verità arrivi a Bruxelles, che a Bruxelles la regione segua ciò che Quisling ha cominciato, ovvero far capire che non si tratta di una pandemia, non si tratta di una ebola degli ulivi, ma che le cose in loco in Puglia stanno in maniera molto diversa da ciò che è stato paventato presso le istituzioni comunitarie.